Non se n'era parlato a sorpresa. Prada in bianco e azzurro, ingaggiato dall'Atalanta il difensore centrale Davide Vettella, nato a Padova il 4 aprile 2000, cresciuto nelle giovanili del club veneto. Quindi il passaggio all'Inter, con cui ha vinto gli scudetti under 15 17 lo scorso anno, quello primavera con Stefano Vecchi in panchina, vice campione d'Europa con la nazionale under 19 assieme a Capone e a Melegoni. In estate acquistato dall'Atalanta per circa 7 milioni di euro nell'operazione che ha visto il trasferimento alla corte di Spalletti di Bastoni, poi girato in prestito al Parma di Roberto D'Aversa. L'Inter ha mantenuto il diritto di recompra per i prossimi anni. Vettella è considerato uno dei migliori prospetti della sua generazione. Arriva a Pescara in prestito biennale sino al 30 giugno 2020. Inter decisa a sfruttare la corsia preferenziale per riportare in nerazzurro a fine stagione Andrew Gravion, intesa raggiunta sulla base di 7,5 milioni bonus esclusi. Continui sondaggi per Brugman, che piace a diversi club, su tutti il Cagliari. Il presidente Sebastiani ha ribadito: il nostro capitano vale 4 milioni di euro, non sono contemplate altre formule. E poi Palazzi al Monza via Inter, Cocco destinato alla Juve under 23. Nei prossimi giorni, ha detto il suo agente Mario Giuffredi, l'operazione verrà ratificata. Monachello ufficialmente richiesto dal Livorno. Elisalde, impegnato tra breve nel sub-20 in Cile con la sua nazionale, resterà molto probabilmente sino al termine della stagione. In uscita Fornasier, forse del sole. Santiago Bellini ha convinto Pillon. Il colosso uruguaiano ha ottenuto il passaporto europeo, condicio sine qua non per il suo tesseramento, che tuttavia non appare così scontato. Per il reparto avanzato i nomi sono sempre gli stessi: Alessandro Rossi, forte il pressing del Brescia, Scamacca e Tumminello. Non è un profilo al momento caldo quello di Manuel Pucciarelli, attaccante in forza al Chievo. Realizzò nelle immagini il gol grazie al quale l'Empoli di Maurizio Sarri, 29 dicembre 2013, si impose 2-1 l'Adriatico contro l'11 di Pasquale Marino. Intanto, nell'assemblea di Lega B svoltasi a Milano, è stato eletto all'unanimità Daniele Sebastiani come membro del consiglio direttivo al posto del dimissionario Gianni Verenna. Nel corso della seduta i club di B hanno deliberato la riduzione del format a 18 squadre. Inoltre si continua a lavorare sulla possibilità di inserire il VAR a supporto degli arbitri per le gare dei play-off.